Bene, allora prima di tutto facciamo conoscenza. Io mi chiamo Carlo e sono qui in questo progetto per voi come narratore, diciamo, di piccole storie, non sono favole, attenzione, di piccole storie legate a qualche parolina di dialetto locale nostro, magari non so, come pubblico siete un po' ampio, quindi può darsi che per chi di voi conosca qualche parola di dialetto, può darsi che sia un po' diversa, perché io sono di Renazzo e parlo principalmente il dialetto di Renazzo, ma attenzione, io parlerò in italiano, ma metterò solo qualche parolina con ovviamente l'illustrazione che vedrete in italiano e gli argomenti sono un po', diciamo, di vario genere. Vi dicevo, non sono favole, ma andiamo a vedere assieme il lavoro che c'è prima di una, magari qualsiasi cosa che noi normalmente troviamo nelle nostre case. Vi faccio un esempio. Quando esce l'acqua dal rubinetto di casa nostra, è acqua che comunque si può bere e si dice potabile. Ci si può lavare le mani, si può bollire per fare la minestra, la pasta e tanti altri utilizzi. Ma cosa c'è prima di della nostra bella acqua potabile? C'è chi la depura, c'è chi la raccoglie, ma è la natura che ci dà quest'acqua. Quindi andiamo a vedere via via quello che ci sta davanti, quello che c'è in precedenza a quello che noi troviamo comunemente in casa nostra. Sarà un'esperienza assieme, penso, molto interessante. Vi cercherò di far vedere più immagini possibile in modo da rendere molto più interessante la cosa e la fonte a cui io mi ispiro e vi farò vedere è questo libro che si chiama Il libro dei mestieri dell'autore Richard Scarry. È un libro che pensate avrà poco più di 30 anni, è un libro che mi regalarono per un mio compleanno quando ero un bimbo, più o meno di 4-5 anni. Ma andiamo a vedere qual è la prima storia di oggi. Allora, abbiamo il legno e i suoi impieghi. Vedete? Allora, cosa succede? Qua partiamo dall'inizio, no? Per arrivare dove? Per arrivare a un mobile, a una sedia, a una porta, a una finestra che abbiamo in casa nostra. Ma vediamo un po'. Si parte dagli alberi, ovviamente, perché il legno lo troviamo negli alberi. Vedete, questo è un bellissimo albero molto alto e che in dialetto chiameremo albar. Questo albero viene abbattuto da questo boscaiolo con una mannaia. La mannaia in dialetto la si dice manera. Vedete che ci sono due trattori? I trattori is disan mutor. Poi dopo viene abbattuto l'albero. L'albero viene fatto a pezzettini, viene fatto a psulen. Pezzettini in dialetto si dice psulen. E nel terreno rimane il ceppo, che in dialetto si chiama la soca. Il ceppo si chiama soca. Vedete quanti bei boscaioli che ci sono e tutti lavorano, ognuno fa la sua parte. Il legname viene spinto attraverso la corrente del fiume. Vedete? Qua però purtroppo ci è venuto un bel ingorgo, ma questo legname dal fiume dove arriva? Il legname dal fiume arriva alla
Segheria, vedete che bella segheria? La segheria in dialetto si chiama sgaria. Il tronco viene issato sopra con un tramite un carrello, tramite un nastro trasportatore sopra al piano dove c'è la sega, vedete? La sega che taglia il tronco in tanti pezzettini che si chiamano assi, IAS, in dialetto si dice IAS, ma sono ancora assi grezze. Nel reparto successivo vengono fatte le assi di diverse dimensioni, da grezze vengono fatte finite. Ma c'è anche lo scarto del legname, vedete? Il legname che viene scartato viene portato alla cartiera e dopo vedremo il perché. Il legname e tutte le asce e tutti i sottoprodotti di quello che viene fatto in sgaria, se vi ricordate, sgaria è la segheria, viene comprato da vari artigiani che fanno vari tipi di lavori. Viene comprato dal carpentiere, questo sarà un carpentiere edile, quindi alvin cumprè, il legname viene alvin cumprè, viene comprato dal carpentiere, e poi da quello che costruisce le barche, al carpentier cal fa il berg, il carpentiere che fa le barche, dal falegname che costruirà i mobili, dal falegname cal farà i mobili, e vedete, viene trasportato a tutti questi clienti da un carrello elevatore. Questo è una sorta di antenato del muletto. Ma c'è anche un altro cliente qui, vedete? È un imbianchino, molto probabilmente deve fare degli altri tipi di lavoro. Bianchino si chiama imbianchen. Ma come vi dicevo, gli scarti del legno vengono utilizzati per fare altri prodotti. Quali sono gli altri prodotti? Ovviamente quello che compone questo libro, la carta. Cal le barche le fat con la carta. Questo libro qui è fatto con la carta. Vedete? Viene tutto frantumato, il legno, viene trattato, viene impastata questa mistura di legno macinato con vari additivi e colle, viene passato in mezzo a questi rulli e fuoriesce un bellissimo e lunghissimo foglio di carta, un bel foi ad carta. Sicuramente voi andando a scuola con la vostra biro scrivete o la matita, scrivete su un quaderno. Scrivete, scrivi in vetta al quaderno, sopra al vostro quaderno. Oppure studiate sui libri che sono fatti di carta. Quindi, weather, voi. Studie in vetta i lebar sui libri. Vedete come si passa dall'albero ad avere la tavola su cui ora magari appoggiate il computer e magari il quaderno sul quale prendete appunti. Ecco che, come vi dicevo prima, Aghir al carpentier, Calfalberg, il carpentiere che fa le barche, che ha già costruito un po' una sorta di piccola imbarcazione. Come avete visto prima, c'erano anche il falegname al falegname, e che il falegname in dialetto si chiama falegname, che in questo caso sta facendo la gamba di un tavolo, perché magari è un mobiliere, e l'edria a turnir, il falegname sta tornendo al falegname, l'edria turnir con il tornio, che è una macchina
utensile per fare delle lavorazioni. Al toran, il tornio di al toran. Ed ecco qua, vedete altri operai del Eter operai dal falegname che fanno i mobili, che fanno i mobili. Infine, il carpentiere che sta costruendo una casa di legno. Al carpentiere tirer so una ca ad len, tradotto in italiano, un carpentiere che sta costruendo una casa di legno. Questo è più o meno il ciclo del legname. Quindi, ricapitolando, partiamo dal bosco dove ci sono gli alberi, vengono abbattuti, non vengono abbattuti tutti, non pensiate che vengano abbattuti e disboscate delle montagne, vengono tagliati degli alberi con un certo criterio. Vengono trasportati via fiume o via camion alla segheria, lasgaria, dove vengono tagliati per fare il legname da costruzione, quindi legname da costruzione per case, per falegnami, quindi ligname paralcà, legname per le case, per i mobili, per fare i mobili. E chi fa i mobili al falegname, il falegname. E gli scarti vengono anche loro utilizzati per poi produrre la carta. I scher dal len, i vina drue par fer la carta. Gli scarti del legno vengono usati per fare la carta. Ecco, penso che può bastare per oggi, perché non voglio prolungarmi più di tanto, perché insomma la cosa è carina quando è abbastanza semplice. Noi ci daremo appuntamento diciamo, al prossimo video. Mi raccomando, se avete in casa mobili, ovviamente, se li avete, è una domanda, ovviamente, no. Guardate i vari tipi di arredo e provate magari con i vostri genitori o i vostri nonni o chi avete in casa con voi a provare di ripeterli in dialetto. Un compito che mi piacerebbe che voi faceste è quello di provare a disegnare, quindi prue a disegnare. Provate a disegnare il ciclo del legname che vi ho appena fatto vedere, così magari ce l'avete sott'occhio sul vostro quaderno. Magari scrivete, lo separate in vari settori, no? Il bosco, fate gli alberi, fate i boscaioli, poi dopo la segheria, poi magari associate i vari nomi. Se riuscite in dialetto, capisco che scriverlo è un po' molto più faticoso, però si potrebbe provare. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata o una buona serata, dipende se quale tempo della giornata sarà questo video, e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!